Sente gli uccellini quanto cantano, mi meraviglio sempre di più. Cantene tutti. Oh Gesù, ti ringrazio che ci hai donato le bestioline come musica per noi, per tenerci compagnia qui su questa apparente calma. Come dice Eros Ramazzotti, non te cula musica, non te cula canzone. Calma apparente. Quindi perché chiudo gli occhi? Non è perché c'ho sonno, no? È perché per riflettere proprio del momento presente, no? Mi trovo in questo pianeta Terra, in questa dimensione, su questa realtà, su questa falsa realtà, in questa falsa vita terrena. Questo è il pellegrinaggio verso la vita vera. E questa è una vita che passa, una vita passeggera. Infatti ci accorgiamo sempre di più e mi rendo conto sempre di più, più passa i giorni e più i giorni passano sempre più veloci. Ci sono una miriade e miriade di uccellini che cantano su per gli alberi. Di questa stazione e in tutto il pianeta. Cantene, si divertene, volene insieme. Non fanno la vita che fa l'uomo, imbarbarito dall'egoismo, dalla prepotenza, dalla superiorità, dall'apparire. A me per esempio mi dicono tutti, guarda guarda quell'uccellino che vola. A me mi dicono tutti, ma te perché non ti fai la partnership lì? Così guadagni qualcosa su YouTube. Sempre meglio di niente, poco ma sempre meglio di niente. Io allora gli dico sempre a sta gente, gli dico, io non voglio la pubblicità, perché le cose di Gesù sono gratis. Io non ci guadagno niente a farsi video. La gente che non è di Gesù speculano sopra di me facendo sempre le magliette, sopra magliette, avendomi rubato la password e il nickname della posta elettronica mia di Alice Mail. Non spedite più niente su Alice Mail perché è falso quell'indirizzo di posta. Quello mio originale ormai non ce l'ho più, me l'hanno fregato. Hanno scoperto la password e sono entrati dentro. Non so come hanno fatto perché la password era proprio privata al massimo. Le ho inventate io ultimamente, 3 settimane fa. Non so, comunque quell'indirizzo lì non è più mio, sicuramente stanno usando quell'indirizzo lì per far successo, per loro. Io per esempio non ho mai cercato successo e nemmeno ce l'ho il successo, perché che successo c'ho? A st'ora andavo in giro col Ferrari, eh? Invece mi pare tanto che non ce l'ho, ma mica mi interessa, mica mi interessa. È la maggior parte delle persone che vogliono e stanno speculando sopra la mia immagine, su tutto, su YouTube, su tutto il mondo di internet. Un mondaccio, una mondezza, un vomito che scola sempre di più, fino alla perdizione eterna dell'anima, delle anime. Le anime che fanno del male non solo a me, ma a tutti coloro che operano la tenebra contro quelli che cercano in tutti i modi d'adunare agli altri una parola buona gratis. Perché dovete sapere tutti voi altri, te che mi stai a guardare, che le cose di Gesù sono sempre gratis. Gesù chi è? È Dio. Quando la gente gli ha detto a Gesù, noi
Lo possiamo vedere Dio? Lui ha detto, chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi Gesù è la stessa essenza di Dio. Quindi Gesù è il nostro Padre eterno e santo, è il nostro Dio, creatore di tutte le cose. Quindi tutto un collegamento. E qualsiasi cosa, e qualsiasi persona noi, se c'è bisogno d'aiuto, no? Per esempio, di un guaritore, di una persona carismatica che ha un carisma di guarì, tramite Gesù tutto, tutto tramite Gesù, perché solo Gesù guarisce, nessuno guarisce. Però ci sono dei guaritori che guariscono nel nome di Gesù, perché tutto opera Gesù. Su delle creature qui sulla terra. Gesù ancora opera sopra diverse creature qui sulla terra. Però l'opera di Gesù va avanti tramite delle persone che operano il bene gratis, senza interessi. Quindi se te vai, per esempio, c'hai un pensiero di andare a qualcuno per ottenere una guarigione, una liberazione nel nome di Gesù, devi sapere che se vai da questo qualcuno, se te fa pagà, non viene da Gesù, non è l'origine di questa gente, non viene né da Gesù, anche se c'hanno 1.000 statuette, 1.000 crocifissi dentro case, dentro le case, un sacco d'acqua santa, 1.000 rosari, non serve a niente tutta quella roba. Serve solamente che non te fa pagà. Se è veramente persone, se sono persone di Gesù, allora non te fanno pagare. Quindi se noi ci pensiamo bene, ci riflettiamo bene, adesso è solo una calma apparente. E i giorni volano, volano come saette. È come per esempio la bufala, la schiuma che fa una nave nella sua carena, no? Nel suo tragitto, fa la schiuma, quando gira le eliche, smucina l'acqua sotto e forma le bolle d'aria. E queste formano una striscia, una scia, lasciano la scia. Dopo però svanisce tutto in un attimo. Finisce la scia e finisce tutto, come sta vita di materiale. Finisce tutto prima o poi. Il calore della terra emana umidità. Guarda che roba! Emana vapore. Grazie Gesù di questa bella giornata di oggi che tu ci doni ancora una volta per la nostra vita, per questa vita terrena, questo pellegrinaggio verso la vita eterna, quella vita vera che tu ci hai promesso e ci doni. Grazie Gesù. Guarda che roba lassù, mamma mia, che macello. Nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà. Per la maggior gloria tua, preservami dal peccato, da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
Angelo di Dio che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste, amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Gesù, Giuseppe, Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe, Maria, assistetemi nell'ultima mia agonia. Gesù, Giuseppe, Maria, fate che il mio ultimo cibo sia la Santa Eucaristia. Grazie Gesù di questa giornata di sole. Illuminati da te, adesso mi trovo qui in queste colline marchigiane. E sto andando verso l'Addolorata, la chiesa dell'Addolorata dei Recanati. E quello è Castelfidardo, visto da qua, vicino la chiesa dell'Addolorata. Eccola qui, va. Adesso alle 8 di mattina volevo andare alla messa qui all'Addolorata, però non c'è niciute fora. Qui c'è i picciò alla messa. C'è niciù, vedi? Chiesa Santissima Addolorata. Guarda, ore 9, la messa è alle ore 9. C'è Gesù. Gesù, grazie. Mamma mia, che bella canzone. Gesù. Thank you.
Grazie Gesù per tua madre che ce l'hai affidata come nostra madre, la mamma addolorata per il proprio figlio e per tutti i figli del mondo, del pianeta Terra. Vabbè, io, sai che fa? Recito il rosario, lo vuoi più in macchina, cioè tutte le musiche de Maggiugorie. Guarda un po', che questa è una croce antichissima, eh. Il cuore, vedi? Quello lì è il simbolo del cuore. Guarda un po' il cagnolì. Vedi? E lassù. Adesso io vado a piano la Bibbia e il rosario. Adesso sta venendo la gente, non posso recitarlo dentro la chiesa. Oh, è venuto il parroco anziano. Ma visto che ripiavo la chiesa all'esterno, mi ha sbrontolato, ha detto non ci veni più, non te fa più vedere, ha detto che questo qui non so, non si può ripiare e non si può riprendere niente, è proprietà della chiesa, sparisci, mi ha detto, sparisci, lascia perdere tutto e non si può assolutamente riprendere. Ha detto quanti anni c'hai, ha voluto sapere nome, cognome, quanti anni c'hai. Ha detto lo sai che questa roba qui è da denuncia? Ha detto adesso ti denuncio se non vai via subito e se non mi dai il video della ripresa. Io non lo sapevo proprio che non si poteva ripiare manco la chiesa all'esterno. È una cosa esagerata, dai. Non ci sarà mai. Che macello, eh. Che schifo. È una trincea nemica, in tutti i giri trovi sempre il malvagio. Mamma mia. Solo per pià la chiesa de fora. Mamma mia. È impossibile. Siamo arrivati a un punto che non c'è più parole. Ha detto più parli e più peggiori la situazione, che chiamo i carabinieri se ripigli la chiesa. Non serve proprio manco la chiesa. Dono, ha detto non te ce devi presentare più. Ha detto vai via e non te ce presenta più. I festivi alle ore 9 la messa. Forse mi sarò sbagliato, sarà feriali, forse ho letto male. Gli ho detto la messa alle 9. Stava a aspettare la messa, nel frattempo andava a recitare rosario, gli ho detto. E lui va via, non te ce presenta più chi. Perché stai a ripiare le cose che non va bene. Ha detto sta ripresa, bisogna metterla sotto sequestro per giusto. Dopo mi ha toccato a staccare perché quello si incazzava. Ha detto te daria un boccato. Ha detto te daria un boccato se non te stai zitto, mi ha detto. Dopo la gente si allontana. E sa che si allontana. Se c'è tutta sa gentaccia lì che risponde male. Non gli si fa più a campare, guarda, non gli si fa più. A vedere tutte queste ingiustizie qui. È una cosa incredibile, ma vera. Se io ripiavo, che quello di Scurea, te lo sentivi, lo potevo pure denunciare per calunnia. Ha detto, se non te stai zitto, io te do un boccato. E questo non mi va giù a me. Non mi va giù sta facendo qui. Perché un pastore che deve guidare un gregge, lo deve guidare con amore,
con umiltà, con rispetto, anche con dignità. Sì, ha fatto bene a dirmi che non si può ripiare, eh? E mi ha fatto capire queste cose. Io ho detto la ringrazio della gentilezza che mi ha donato. Si è girato, mi ha guardato incazzato, mi ha detto aria, va via, e non te ce fa vedere più, ha detto. Madonna mia, la generazione, la Madonna dice nei messaggi, la generazione si è spinta oltre ogni perversione che c'era a Sodoma e Gomorra e prima della generazione pervertita prima del diluvio, oltre tutto, oltre ogni limite. Pensa chi, pensa un po'. Si è diventata la gente, e dopo il Papa prega per i consacrati, prega per tutti affinché lui puretto prega affinché fossero più santi e ci avessero clemenza verso tutto il popolo. Rispetto, dolcezza, amore. Apposta la gente si allontana tutti, no? Vanno via tutti. Che roba, oh, mamma mia. Che schifo. Ma te bocco dentro lì, va? Cioè su fossoli, fa passare questo lì. Incazzato a guardarmi. Ha detto per quale scopo fa le riprese? Gli ho detto perché non si può riviare la chiesa all'esterno. Eccomi qui. Stamattina, guarda, non mi credevo mai da incontrare un consacrato e ho commesso un reato secondo lui, capito? Non ti ci presenta più, ha detto te c'hai l'età che c'hai e non ti vergogni, ti daria un boccato, sta zitto e non parla più, perché ogni parola di più chiamo i carabinieri e te denuncio, mi ha detto. Ormai è una trincea nemica dappertutto, solo Gesù ama, nessuno più riesce a amare. Tutto falso, se te dichi amore a uno, è falso, perché lo dichi te, terrestri. I terrestri non amene più niente. Dici da ma, pensi da ma, ipotizzi da ma in realtà non ami niente. Se te mi stai a guardare che sei consacrato, è vero, te credi da ma in fondo non ami niente, solo Gesù ama, solo Gesù. E il Papa, che è il pontefice che fa da ponte tra la terra e il cielo, duria riuscì a ma. Siccome lui però è un terrestre, o perlomeno ha il corpo terrestre, lo spirito non si sa di chi è, sto Papa. Può essere pure che lo spirito non è terrestre. Però l'ha donato Gesù, il Papa. Quindi deve essere che è illuminato da Gesù. E noi durissimo solo badà a quello che ci dice il Papa, che quella volta era stretto contatto con Giovanni Paolo II, sto Papa Chi Ratzinger, perché hanno creato il compendio che sarebbe il catechismo della Chiesa Cattolica, tutti e due insieme l'hanno creato.
prendendo tutti i spunti dalla Bibbia. Quindi, adesso che la Chiesa è quasi messa in croce, proprio completamente, ci vorrebbe un santo che la rinnovasse. Però la Madonna e Gesù nelle apparizioni ci dicono, è da 2000 anni che ci dicono, che presto sarà restaurate le fondamenta della Chiesa, perché Gesù manderà San Pietro, l'apostolo privilegiato di Dio, qui su sta terra, lo manderà giù con i propri angeli e con tutti i santi dal cielo, scenderà giù tutto quanto, verrà giù tutto a restaurare e purificare la Chiesa, che l'ha voluta Gesù. Quindi non una duemo tratta male la Chiesa. La Chiesa l'ha voluta Gesù. Dopo sei sacerdoti, sei consacrati a Dio, se tutta sta gente lì, catechisti, bestemmine, fanno ogni sorta di male, è un macello. Questo non ci deve spaventare, non ci deve meravigliare, perché siamo giunti a conclusione di un'era cosmica e inizio di un'altra. Dalla terza dimensione, che non tutti si riescono a staccare dalla terza dimensione, la dimensione della cattiveria, la dimensione del materialismo, la dimensione dell'egocentrismo. Su un consacrato che ci risponde male, ci manda in quel paese, quando a me mi ha detto te daria un boccato, fatela finita, chiude sa bocca, che qualsiasi cosa dichi è di troppo. C'hai l'età che c'hai e vai a fare cose in giro. Pare chissà cosa ho fatto a ripiare la Chiesa dall'esterno, un attimo dall'interno, ma un attimo solo, dall'esterno. Questo ha detto, questo è un reato, è un reato grave. Adè chiamo i carabinieri. Cosa ho fatto io? Cosa ho fatto? Gli ho detto ti ringrazio. Grazie Gesù che anche oggi persistemo su questa vita. Su questa falsa e momentanea vita materiale, terrena, ancora potemo campare. Ti ringrazio Gesù, lode e gloria per sempre e onore a te nel più alto dei cieli. E questo qui che vedi è il sole del sistema solare, del pianeta Terra. Con l'ombra delle scie chimiche, tutti i giorni e sempre di più.
La torre del municipio di Castelfidardo. E il panorama. Il panorama dei Sibillini, la catena montuosa sibillinica. E il chiarore del tramonto. Questa qui è una riproduzione della traiettoria della cometa Elenin, vedi studetto mio, che passerà proprio dentro il nostro sistema solare, come farà Nibiru, con le sue lune che gli orbitano intorno. Vedi che traiettoria fa la cometa Elenin? Identica alla traiettoria di Nibiru, ogni 3600 anni passa e si intrufola dentro il nostro sistema solare e si avvicina tantissimo a Venere e Mercurio e poi provocherà una bomba di gravità, una bomba di gravità. Guarda, vedi? È sensazionale che Google nasconde i dati delle mappe stellari. Eccola qui, vedi? Quello è Nibiru, quello che c'ha la luce rossa, e quelle che gli stanno intorno sono le lune di Nibiru, anche quelle che si stanno intrufolando dentro il nostro sistema solare. È una coda di detriti spaziali. Quindi questa immagine ripresa da Google Sky rappresenterebbe il pianeta X, Nibiru, e la cometa Elenin. Sembra che tale immagine sia svanita nel nulla. La cometa Elenin passerà vicino alla Terra il 17 ottobre 2011 e alcuni scienziati russi hanno comunicato al primo ministro Medved di mettere in stato di allerta le forze armate. Si ha il sospetto che questo corpo celeste sia correlato con la presenza di Nibiru. Il Sole nostro assorbe la forza gravitazionale di ogni corpo celeste che gravita vicino a lui. Però è come una spugna. Quando il Sole sarà pieno di forza gravitazionale del pianeta Nibiru, sprigionerà una forza tale che dopo la sputerà fuori, liberandola talmente forte, di grande intensità, che scaturirà una tempesta solare magnetica potentissima verso la Terra e verso tutti i pianeti del nostro, del vostro sistema solare. Le leggende su questa cometa, sul pianeta Nibiru o il pianeta X,
o come lo hanno chiamato recentemente tighe, si moltiplicano giorno dopo giorno su internet. Sergio Toscano, direttore dell'Astronomical Research, ha detto che dietro la cometa Eleni potrebbe esserci un UFO. Dietro la cometa, scoperta nel dicembre dello scorso anno, gli scienziati cinesi dicono che c'è qualcosa che loro chiamano aggrappolo, il che significa ammasso globulare, o forse una nave extraterrestre, un UFO, o OVNI, ha detto Toscano. La Luna. Guarda come risplende stasera, oh. Sta Luna. Grazie Gesù di questo mondo che serve per illuminare la terra di notte. Questo mondo che è la Luna. Invece qua c'è Venere. Venere, guarda che roba, oh. Guarda lì che luce. Oh, cos'è quella luce? Quell'altra, oh. Cos'è un po' lì lassù? Pare una cellula, Venere. Guarda lì. Che roba. Sembra una cellula. Vado là, il fiume. Si sente tanti rumori. Per adè niente di fatto, però ho sentito un mezzo cespuglio, un sacco di rumore. C'è i rumori, sì sì. C'è i rumori. Sta sul riflettore, grazie a sti ragazzi di Fabriano che me l'hanno comprato. Eccolo qua, cascata. Vabbè, cioè si vede. A posto. Rosario. L'arma contro il demonio. Qua c'è la luce là per quella casa. C'è la luce di notte. Chissà, mi è accesa la luce proprio per me. Chissà. Boh. Mi auguro di no. Vedere una luce forte, chi un riflettore entra la pagoda, di notte, questi si impauriscono, stanno vicino al fiume, si credono chissà chi è.